Nel video di oggi vi sveleremo le drammatiche parole di Mara Venier riguardo il suo ultimo malore, parole che stanno preoccupando profondamente tutti i suoi fan. Prima di proseguire, assicurati di iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime novità. Recentemente, Mara Venier ha sorpreso molti spettatori con un cambiamento significativo nella sua salute e forma fisica. Questo improvviso cambiamento ha suscitato sia curiosità che preoccupazione tra i suoi fan e il pubblico, allarmati dal drastico dimagrimento della celebre conduttrice. Durante una recente intervista, Mara ha rivelato dettagli importanti su un evento che l'ha portata a consultare il suo cardiologo di fiducia negli ultimi mesi. Un forte e improvviso dolore al petto l'ha costretta a cercare immediatamente un parere medico specialistico. Sebbene gli esami medici non abbiano rilevato nulla di grave, il cardiologo le ha suggerito di migliorare la sua dieta per prevenire sintomi simili in futuro. La conduttrice ha dichiarato: "Ero andata dal mio cardiologo, il professor Rebuzzi, per un forte dolore al petto. Dopo tutti gli accertamenti, che per fortuna non hanno evidenziato nulla, mi ha consigliato di fare una visita dal professor Miggiano, nutrizionista del Gemelli di Roma. Dovevo alleggerirmi un po' e lui, oltre a farmi seguire un regime alimentare, mi ha insegnato a mangiare sano e vario senza privarmi di tutto. Oltre a seguire questo regime alimentare sano, durante la sua vacanza in Repubblica Dominicana, Mara ha mantenuto uno stile di vita attivo, facendo lunghe passeggiate giornaliere di 50 minuti. Ora, nella sua routine quotidiana a Roma, segue regolarmente un programma di esercizi fisici in palestra. E tu, cosa ne pensi di ciò che è successo a Mara Venier e di come ha reagito? Facci sapere la tua opinione nei commenti. Non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video con le ultime notizie.